Ieri sera il Milan di Ancelotti ha compiuto una grande impresa. Ha espugnato l'Allianz Arena di Monaco e ha guadagnato la qualificazione alle semifinali di Champions League. Ad attendere i ragazzi di Ancelotti, ora c'è il temibile Manchester United, la squadra che ha seppellito di gol la Roma di Spalletti. Emozioni e spettacolo saranno garantiti. Proprio come accadde in un altro Milan-Manchester di tanti anni fa. Anche quella era una semifinale, ma allora si chiamava Coppa dei Campioni. È la primavera del 1969. Il Milan, guidato da Nereo Rocco in panchina e da Gianni Rivera in campo, si è qualificato per la semifinale di Coppa dei Campioni. L'ostacolo che lo attende però è il più duro che si possa immaginare. Il Manchester United di George Best e Bobby Charlton, campione d'Europa in carica. Prima della partita i milanisti sono invitati alla domenica sportiva condotta da Enzo Tortora. Penso che per un portiere in modo particolare giocare in notturna crei dei problemi particolari, soprattutto con la temperatura di adesso. Sì, farà un po' freddo, d'altra parte ci siamo un po' abituati in questo periodo, quindi penso mi premunirò con qualche calzamaglia. Ma qualche mutandone di supplemento. Il Milan di Rocco vuole a tutti i costi la finale europea. La partita di andata si gioca a San Siro il 23 aprile. Il compito di fermare Charlton è affidato a Lodetti, la marcatura su Best è invece di Anquillitti. La partita comincia con un ritmo frenetico. Poi, al 12° minuto, c'è un episodio che può segnare le sorti dell'incontro. Rivera, colpito duramente da Lowe, suo diretto marcatore, rimane dolorante a terra. Lo stadio sembrava ammutolito e con loro anche noi sembravamo un po' smarriti, perché effettivamente il faro di questa squadra, il fulcro di tutto quello che girava attorno era lui. Però in certe situazioni è proprio l'unione, il gruppo fa una forza tremenda, no? Il capitano rossonero resiste in campo altri 10 minuti, ma poi deve essere sostituito da Romano Foglie. Grazie all'impegno dei suoi ragazzi, Rocco riesce a sopperire all'assenza del Golden Boy. George Best, il campione ribelle del Manchester, viene fermato da Cudicini. Al 33°, da un cross di Trapattoni, nasce un gol di potenza di Sormani. La reazione del Manchester non è irresistibile, ma il Milan non ne approfitta e Sormani spreca un'occasione d'oro. Nel secondo tempo il Milan scende in campo determinato a vincere e i risultati si vedono. Fogli, il sostituto di Rivera, crossa al centro. Una finta di Prati libera Ambrin. È un bellissimo gol per l'uccellino svedese. Dopo il secondo gol, i ragazzi di Rocco continuano ad attaccare. Ma il Manchester non demorde e Cudicini è ancora protagonista. Il risultato finale è 2-0 per il Milan. Al termine della partita, il portiere rossonero verrà soprannominato Black Spider, ragno nero, dal general manager inglese Matt Busby.
la mia maglia normale di squadra, di società ovviamente nera, con i bollini rossi, e lì ci fu il soprannome Black Spider, che in italiano vuol dire ragno nero, insomma, ecco. Ragno nero, come lei sa, ce n'era già stato uno e ben più famoso, che era il russo Yashin, però per qualche anno era stato dimenticato e credo che l'abbiano rispolverato in quella circostanza là, e poi io andai avanti ancora adesso, tuttora, è sempre ancora vivo il ricordo. Ma quello che si è appena concluso è solo il primo capitolo. In Inghilterra, tra 2 settimane, sarà una battaglia. Nella partita di ritorno con il Manchester, il Milan deve affrontare gli assi inglesi all'Old Trafford, uno stadio in cui la squadra di Best Charlton non ha mai perso nelle sfide europee. Avevamo vinto 2-0 in casa, e lì si presumeva una partita veramente pesante, come lo fu, con lanci di oggetti, insomma, un inferno, tra virgolette. Help, I need somebody, help, not just anybody. Gli assi inglesi questa volta, per accedere alla finale, devono vincere con 3 gol di scarto. Nel primo tempo il ragno nero Cudicini si supera con parate spettacolari e il risultato rimane bloccato sullo 0-0. Nel secondo tempo l'assalto degli inglesi si fa sempre più impetuoso. La partita diventa durissima. Rosato ha preso un pugno in bocca, si era lussato gli incisivi e ho perso un po' di tempo in spogliatoio a rimettergli dritti. Quando sono rientrato c'era Cudicini per terra, appunto Rocco dice: muovite che sei lungo in terra. Dico: ma non so se casca solo. Il lancio di oggetti dei tifosi inglesi da dietro la porta milanista trova la sua vittima. Cudicini si accascia tra i pali. E aveva ricevuto in testa un rotolo di piombo dalle tribune, solo che così gli ho detto: Fabio, in panchina c'è un ragazzino di 18 anni che era vecchio. No, no, ma ce la faccio. Infatti si è alzato e malgrado un trauma cranico rilevante è rimasto al suo posto. È al 25esimo del secondo tempo che i campioni del Manchester si svegliano. Un'incursione di George Best libera Bobby Charlton, che mette a segno il colpo dell'1-0. Fecero gol con Bobby Charlton e poi niente, dovevamo difendere il gol residuo perché a San Siro avevamo vinto 2-0. Ed è stata veramente un'impresa eroica. Per gli inglesi sembra possibile una rimonta, ma il Milan si difende a denti stretti. Malatrasi salva un gol fatto sulla linea. Il Manchester vince 1-0, ma non basta per passare il turno. È il Milan ad andare in finale. I rossoneri escono dal campo applauditi dai campioni d'Europa uscenti. È stata una notte bellissima. Il 28 maggio poi a Santiago Bernabéu di Madrid, davanti all'Ajax di Cruyff, Rocco e i suoi ragazzi ne vivranno un'altra. E quella sarà davvero indimenticabile.